Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Sì ragazzi, oggi apriremo un box di antichi guardiani in collaborazione con MS20. Ma andiamo a vedere subito come si propone questo set. Ogni pacchetto contiene 7 carte per busta, 6 rare e una super. E tutto il set completo contiene 35 rare, 15 super e 10 ultra. Poi 15 carte che sarebbero interessanti da trovare. Ma adesso andiamo ad aprirlo e poi quando escono le carte parleremo del set in sé. Il box si presenta così, abbiamo sì, i pacchetti di artwork differente e questi sono gli artwork dei 3 pacchetti. Ma andiamo subito ad aprirli. Andiamo con il primo. Allora, per chiunque si ricorderà Venominon e Venominaga, questa era la carta che evocava Venominaga. Ma andiamo avanti, vabbè, non soffermiamoci. Poi abbiamo Padrone dei Teschi, ottima ristampa, come Entrap. Poi abbiamo la carta magia Scala Solfa Accordo, che è una delle carte dei nuovi archetipi. Poi abbiamo Rinascita della Vipera, questa è una ristampa. Re degli Imp Selvaggi, Ursartico Megabile, che è uno degli archetipi nuovi. E per concludere abbiamo un altro Ursartico, Mictano, che comunque è veramente bella come carta. Però niente di quello che cercavo io. Allora, secondo pacchetto. Abbiamo Musica Solfa Accordo, la ristampa di Maestro Gistro Paladino, ottima. Poi abbiamo l'ultimo archetipo che secondo me è quello che merita più di tutti, che è Logdoatico. Le carte di questo archetipo sono basate su Logdoad. Sarebbero un gruppo di 8 esseri primordiali adorati nell'antica città egizia di Hermopolis. Ovviamente in questo video non ve li sto ad analizzare tutti, però se volete un video lore fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Poi abbiamo l'alba ad Ayers Rock, formale Solfa Accordo, richiamo Logdoatico e per concludere la Solfa Accordo Angelina. E anche questo niente di particolare. Andiamo avanti. Oh, altra ristampa simpatica. Abbiamo la giara della ricchezza, Mi Solfa Accordo Eliteia, Pioggia di Serpenti, ottima ristampa, soprattutto perché serve a Ogdoatico e era abbastanza introvabile. Poi abbiamo Venominon, bellissima, però diciamo ultra ha un altro fascino. Poi abbiamo Cavità Ogdoatica, Occhi Esitanti, altra carta per Pendulum. E per concludere, oh, eccola, bellissima. Nauja il Residuo Ogdoatico. No, raga, è bellissima. Guardate, il mio obiettivo sarebbe beccare la ultra di questo archetipo e poi mi posso ritenere soddisfatto. C'ha degli artwork che, rispetto a tutto il resto, sono una spanna sola. Poi abbiamo altri Occhi Esitanti. Ecco, Padrone dei Teschi, vabbè, il 2 per Ascesa della Divinità dei Serpenti, Lustro Pendolo, il Draco Assassino, Re degli Imp Selvaggi, ecco, Drago Malvagio Ananta, anche questa carina come carta, e poi Eleganza Solfa Accordo. Mi sa che non hanno capito che io il Solfa Accordo non me lo voglio montare, ma in dettagli. Allora, prossimo pack. Altra carta Solfa Accordo. Poi Phlogos, se me ne dava un altro ero più contento, vabbè. Poi Ursartico Megabile, già visto. Pioggia di Serpenti, perfetto, il 2 per Giara della Ricchezza, Maestro Gistro Paladino e Ursartico Mictano. Vabbè, questo è come il primo pack, tipo. Dai. Vorrei le carte che non mi sono ancora uscite, grazie. Non dico di sbustare la collector, però Musica Solfa Accordo, Serpente Luce, Pancratopo, che lo volevo tantissimo. Vabbè, non è collector, ma chi se ne frega. Poi Re degli Imp Selvaggi, Quinte Carica Ursartica, Offerta della Divinità di Serpenti e dai Giglio d'Acqua Ogdoatico. Prossimo, allora. Il fatto che non siano uscite ancora le ultra, non lo so, mi spaventa. Però, vabbè, meglio. Se no ci bruciamo le carte belle subito all'inizio come la Ghost l'ultima volta. Origine Ogdoatica. Raga, ma quanto cavolo è bello. Poi abbiamo Zoa, lo sconfinato Ogdoatico. Formale Solfa Accordo.
Drago malvagio, Ananta di nuovo. Baratto, carino, raro, non mi dispiace. Ursartico, Megatano. E poi ho Nunu, il residuo ogdoatico. Sarò ripetitivo, ma cavolo, questo archetipo quanto è bello. Prossimo pack. Comunque, raga, considerate che se riesco a beccarle tutte, tutto l'archetipo va in collezione. L'Alba Ayers. Poi abbiamo Ursartico Megapolare, Lustro Pendulum, Occhi Esitanti, Zoh allo sconfinato ogdoatico, Offerta e la prima ultra, bellissima, la Regina Ogdoatica. Non pensavo ce ne fossero due ultra dell'archetipo, ma ok, dai, ci posso stare. Bellissima. Anche se l'altra, che è lei, è molto più figa. Adesso se sbusto pure quella, sarebbe tanta roba. Allora, Venominaga, ricarica Fuoco Cavaliere, Rinascita della Vipera, Formale Solfaccordo, Richiamo Ogdoatico, Focastro Prominenza e poi Do Solfaccordo Cutia. E niente, dai. Vediamo cosa ci propone questo pacchetto. Sarebbe bella la collector, però vabbè, non, meglio che non sperarci. Paladino, Pioggia di Serpenti e Cioltre Per, o due, non mi ricordo, vabbè. Origine Ogdoatica, poi Pancratopo, va bene. Mi Solfaccordo Eliteia, poi l'Alba ad Ayers Rock ed Eleganza Solfaccordo. Ma basta questi Solfaccordo che non li voglio. Poi abbiamo Cavità Ogdoatica, Venominaga, Origine Ogdoatica, Pancratopo, Ricarica Fuoco Cavaliere, Prominenza e poi Ursartico Mic Polare. Ma anche questi come artwork, devo dire che non sono male, eh? Poi, dai dai, tiratemi fuori sta collector. Allora, Rinascita della Vipera, poi Ascesa della Divinità dei Serpenti, Ursartico Megatano, Richiamo Ogdoatico, Danno Uguale Rettile, carina. Poi Dinosatro Potere e poi no. Come ultra Do Solfaccordo Colia. E quindi non ci sarà l'Ogdoatico. Peccato, dai. Ci rifaremo più avanti. Allora, vediamo. Il problema è che mi spoilerò sempre l'ultima carta. Allora, abbiamo Dinosastro Potere, poi Danno Uguale Rettile, Venominon, Scala Solfaccordo, Ricarica Fuoco Cavaliere, Quinte Carica Ursartica e Ursartico Mic Polare. Vabbè, ma questa l'abbiamo già vista. Dai. Oh, un altro Pancratopo, così ci abbiamo il set. Padrone dei teschi, Quinte Carica Ursartica, Offerta della Divinità dei Serpenti, Rinascita della Vipera, Quarta Pioggia dei Serpenti e Nauia, ma l'avevamo già trovata. Peccato, dai, ce ne sono tante di carte, non datemi sempre le stesse. Allora, abbiamo Resolfaccordo, Occhi Esitanti, vabbè, questa abbiamo vista, già vista. Ursartico Megapolare, Lustro Pendulum e Slitta Ursartica. Già questo è differente. Ragazzi, siamo quasi alla fine, eh? Ce ne sono rimasti pochi. Ricarica Fuoco Cavaliere, poi Danno Uguale Rettile, Serpente Luce, Re degli Imp Selvaggi, Musica Solfaccordo, Baratto e la Solfaccordo Angelina. Raga, mi sa che mi monterò proprio Solfaccordo a questo punto, perché penso di averle trovate tutte in più copie. Allora, abbiamo Potere, Megabile, Baratto, Prominenza, Paladino, Ascesa e Cutia. Va bene. Dai, che
Mancano ancora 5 pack. Posso credere ancora nel cuore delle carte. Allora, abbiamo Ayers Rock, Lustro, Richiamo Ogdoatico, Megatano, Elitia, Megabile. Ah, è vero, c'erano 3 ultra, non 2. Grande Carro, Urzartico. Adesso non ho proprio più la possibilità di beccare la carta che volevo, ma va bene. Addio Ogdoatico Ultra. Andiamo di Venomino, Dremia, Occhi Esitanti. Più che altro mi si spoilerano tutte. Danno Uguale Rettile, Zoha, Ascesa e Partenza Urzartica. Raga, immaginate, ultimo pack, esce la Collector. Penso che esplodo. Allora, abbiamo Drago Malvagio Ananta, Rinascita della Vipera, Padrone dei Teschi, Zoha, Potere, Mega Polare e Gracia. Dai, 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 dai. Ne abbiamo ancora 4. Però non abbiamo più quelle belle, ma va bene, dai. Abbiamo L'Ascesa, Serpente Luce, Cavità Ogdoatica. Questa sì, l'abbiamo vista prima. Giara della Ricchezza, Baratto, Eliteia e Nunu, ma l'abbiamo già visto. Allora, dai, 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 che non demordo. Abbiamo Ananta, Calasol Faccordo, Megatano, Re degli Imp Selvaggi, Mega Polare, Solfaccordo e Solfaccordo Eleganza. Allora, no raga, ormai il sogno è finito. Ultimi 2 pack. Se mi dà 2 super Ogdoatica, ne posso ritenere soddisfatto, dai. Allora, Occhi Esitanti, Phlogos, Offerta della Divinità dei Serpenti, Formale Solfaccordo, Venominaga, Origine Ogdoatica. Oh, bello, bello. Questa non l'avevamo trovata. Me posso ritenere soddisfatto. Keurse. E l'ultimo pacco che ci darà l'Ogdoatico Collectors. Abbiamo Phlogos, Prominenza, Paladino, Venominon, Venominaga, Ayers Rock e niente. Urzartico, Micabile. Ma almeno questo non l'avevamo trovato, se non mi sbaglio. Beh, meglio di niente. E va bene ragazzi, dai, non mi è andata male sinceramente, perché le comuni che mi servivano le ho trovate tutte in 3x e quindi va bene. Le carte anche ogdoatiche dovrei averle trovate tutte, tranne l'ultra, che è questo qua. Anche se comunque è andata bene, visto che sono 15 le carte ultra, quindi poteva anche non uscire l'altra. Quindi ragazzi, voi cosa ne pensate di questo set? Lo acquisterete o meno? Vi ricordo comunque che qua sotto in descrizione ci stanno i miei social, quindi se volete seguirmi trovate tutte e due le pagine Instagram. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!